Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Il coprifuoco a Parigi, la stretta tedesca simile a quella italiana, lo stop a pub e scuole da Praga a Belfast. L'Europa richiude per il Covid. Le cancelliere del vecchio continente impongono ai loro abitanti nuove misure necessarie per tentare di contrastare l'aumento dei contagi. In alcuni paesi, come l'Italia e la Germania, le restrizioni riguardano soprattutto i locali e le feste private. In molte altre zone, come Catalogna e Paesi Bassi, il numero di positivi impone decisioni più drastiche, il ritorno a parziali lockdown, quindi la chiusura delle classi e le serrande abbassate per i locali. Immuni, insomma, chi ha boicottato quest'app? Governatori ostili, ASL che la definiscono una rottura di scatole, così i positivi spesso non vengono segnalati. L'app per contact tracing è partita il 15 giugno, dopo 4 mesi solo 8 milioni di download, ne mancano 6 perché funzioni davvero. La colpa viene data agli italiani irresponsabili, ma la realtà è molto diversa. I leader del centrodestra hanno trasformato uno strumento di prevenzione sanitaria in strumento di lotta politica. Le regioni si sono accodate facendo il meno possibile per promuoverla. Il Veneto di Zaia non è mai partito, ma ora corre ai ripari. Insomma, sul fattoquotidiano.it trovate tutta la storia di questa vicenda spiacevole. Il presunto boss di 'Ndrangheta lo chiamava il Jolly, lui lo ringraziava per i voti. Insomma, chi è in pole per fare il presidente della Val d'Aosta? Si è l'uomo. L'Union Valdôtaine ha espresso la volontà di mettere a capo del governo regionale Renzo Testolin, l'attuale presidente ad interim, coinvolto in un processo aperto dalla Corte dei Conti su 140 milioni di finanziamenti erogati dalla regione Valle d'Aosta al casinò della Vallée. Rischia la decadenza se la condanna di primo grado dovesse diventare definitiva. In più è citato in un'inchiesta sul sostegno della locale di 'Ndrangheta di Aosta ad alcuni politici per le elezioni del 2018. Non è indagato, ma viene intercettato mentre parla con Alessandro Giachino, poi condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa. Da un mese non riesco a comunicare con mamma, la denuncia dei familiari di 40 pazienti di una RSA nel Lazio. I parenti delle persone ricoverate nella RSA Sacro Cuore di Lanuvio, una struttura accreditata dalla regione, raccontano che da inizio settembre è stata interrotta la comunicazione. Pare ci siano stati dei casi di Covid e da quel giorno l'accesso nella casa di cura è vietato. Ho provato a parlare al telefono, ma al momento non sono riuscito. Questa è la testimonianza di una dei familiari. Roma, il circo mediatico sui candidati a sindaco, dai giornalisti TV ai 7 nani del PD. Il pregara verso le comunali del 2021 sta già portando al limite la pazienza dei romani, tra personalità dello spettacolo e volti noti del piccolo schermo che si propongono o vengono tirati in ballo. Meloni e Salvini hanno sondato la disponibilità di Massimo Giletti, ma si parla anche di San Giuliano e Porro. Tra i Dem, personaggi della politica ultralocale puntano alle primarie e al momento il nome più accreditato finisce per essere quello di Carlo Calenda. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in classe, racconto di una madre, scuola e ASL assenti, funziona meglio la chat dei genitori, ha detto. Sta facendo discutere il post di una professoressa e mamma napoletana, Paola Lattaro, a proposito della situazione Covid-19 nelle scuole ed in particolare in quella di sua figlia. In classe di mia figlia la scorsa settimana viene fuori che c'è un ragazzino positivo al Covid, racconta. Lo veniamo a sapere perché nella chat dei genitori ci avvisa la mamma del ragazzo. La scuola muta. Dopo qualche giorno in cui autonomamente noi genitori decidiamo di tenere i ragazzi a casa, per i quali intanto è stata attivata la DAD, riceviamo una mail dalla scuola che ci dice che entro 72 ore saremo contattati dall'ASL. Passano i giorni, nessuna notizia. Vista la situazione, lunedì decido di far fare un tampone a mia figlia privatamente. Arzano va in lockdown, scuole chiuse fino al 23 ottobre. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, e sentito il questore di Napoli, Alessandro Giuliani,
Giuliano ha disposto un impiego straordinario delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza della Commissione straordinaria del Comune di Arzano, che dispone la chiusura da oggi fino a venerdì 23 ottobre di tutte le scuole e degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi di prima necessità. Conte e l'ipotesi di un nuovo lockdown in Campania. Il governatore può decidere misure restrittive, ha detto Conte a Capri per l'inaugurazione della nuova linea elettrica, una condotta sottomarina tra l'isola Sorrento e Torre Annunziata. È intervenuto con i giornalisti presenti anche a proposito dell'emergenza coronavirus nel paese. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che se i contagi dovessero ulteriormente aggravarsi, molto di quanto ci sarà da decidere sul lockdown sarà appannaggio delle regioni. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus: aumentano i sintomatici e si alza l'età media. Lo dicono i dati sull'evoluzione della pandemia elaborati dalla Task Force Covid-19. Il tasso di mortalità è del 6,3% a fronte di una media nazionale vicina al 10%. Nel giorno in cui il Friuli Venezia Giulia, come il resto d'Italia, ha registrato il picco di contagi con 182 nuovi casi a fronte di 6.030 tamponi, la Task Force Covid-19 regionale ha elaborato i dati sull'evoluzione della pandemia. Anche nella regione torna a crescere il numero delle persone sintomatiche e l'età media dei pazienti appunto sale a 51 anni. Il sindaco Ziberna è negativo al tampone. Dopo un incontro al quale ha partecipato una persona risultata positiva, il primo cittadino si era messo in quarantena. Oggi, racconta appunto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ho scoperto che non è poi così difficile beccarsi il virus. La scorsa settimana ho partecipato a un incontro istituzionale esterno al comune e ieri sera mi hanno avvertito che è stato scoperto un caso positivo fra le persone presenti. Quindi ero da subito e di fatto in quarantena. Ovviamente ho disdetto tutti gli impegni e mi sono recato a fare il tampone. In verità non ero molto preoccupato perché ero sicuro di aver osservato le regole di distanziamento in mascherina. Infatti il tampone fortunatamente ha dato esito negativo. Maestra positiva alla Garzoni, due classi in quarantena, un insegnante della primaria risultata contagiata dal Covid-19, in isolamento una quarantina di bambini. Un insegnante della primaria, Luigi Garzoni di Udine, è risultata positiva al Covid-19. Il contagio è emerso nel pomeriggio e i referti della scuola primaria di Via Dante, afferente all'istituto comprensivo 2 di Udine, hanno immediatamente contattato i genitori delle due classi miste in cui insegna la docente per comunicare l'isolamento preventivo dei figli. Si tratta di circa una quarantina di bambini che frequentano le due classi miste montessoriane, cioè la B1 e la B2. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.